Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo qua in diretta dal Matteo Agosta di Vizzini per guardare la partita tra Nuova Vizzini e Ferla. Le due formazioni che si sfideranno oggi sono per il Vizzini in porta col numero 1 Franco, in difesa col numero 2 Edone Gregorio, Staita col numero 4, Coppola col numero 5, centrocampo col numero 6 Samuele Burgio, col numero 7 Gianluca Burgio, numero 9 Carmelo Staita, 10 Ramondetta, 11 Saggio, 20 Barone, 27 Vinci. In panchina per il Vizzini col numero 3 Aparo, con l'8 Amore, 14 Frazzetto, 15 Guzzardi Michele, 21 Dorata Damiano, 44 Dorata Santo. Per la compagine Ferlota in porta col numero 1 Galioto, col numero 2 Gian Siracusa Salvatore, col numero 3 Gian Siracusa Giuseppe, numero 4 Galioto Michele, numero 5 Fisicaro, numero 6 Galioto Giuliano, numero 7 Fazio, numero 8 Gian Siracusa Federico, numero 9 Pancari Giuseppe, numero 10 La Cognata, numero 11 Ganci. In panchina per il Ferla, numero 12 Caruso, numero 13 Cataldo, numero 14 Di Giorgio, numero 15 Moreno Pisasale, numero 16 Mangiameli, numero 17 Marino, numero 18 Sequenzia. Arbitra la partita il signor Amore della sezione di Ragusa. Questa è una partita che tra due squadre neopromosse l'anno scorso. Il Ferla ha vinto il campionato di seconda categoria, arrivando prima proprio dietro al Vizzini, che vinse i playoff contro il Santa Lucia di Siracusa. Tra pochi minuti le due squadre si accingono ad entrare in campo per questa che sarà una sfida che ha mille sfaccettature. Vedremo qua il Vizzini che subito all'esordio ha vinto 3-1 contro la Pro Ragusa in una partita che era iniziata male per la compagine vizzinese, ma poi grazie all'ingresso di Damiano Dorata nel secondo tempo la partita è cambiata completamente, avendo pure lui fatto una doppietta. Il pubblico oggi è delle grandi occasioni. L'arbitro Amore va a controllare le reti per constatare che non ci siano buchi nelle reti. Ricordiamo che il Vizzini è maglietta gialla e pantaloncini blu, invece il Ferla maglietta granata con pantaloncini neri. In questo momento la classifica per il Vizzini dice 3 punti per il Vizzini, 1 punto per il Ferla. E fanno il loro ingresso in campo le due squadre, il capitano Gregorio Edone. Capitano per il Ferla, numero 6 Giuliano Galioto. Piangiamo senza ascolta, contro la repressione non cambieremo mai.
il Vizzini attaccherà da sinistra verso destra, il Ferra da destra verso sinistra. Subito per il Vizzini, batterà il calcio d'inizio il Vizzini con il numero 11 Saggio, neo acquisto del Vizzini, detenerà Franco Fonte, cittadina a pochi chilometri da Vizzini. Il signor Amore controlla, si accinge verso il centrocampo. E inizia la partita tra Vizzini e Ferla. Subito Gianluca Burgio attacca, ma Gian Salvo Siracusa chiude. Parla subito per Barone, ma chiusura del numero 4 Gagliotto. Ancora palla sull'out. Subito il Vizzini già sta attaccando già nella fascia sinistra. Vinci, dribbling di Vinci, cross al centro, ma il capitano Gagliotto subito anticipa. Il Ferla attacca, Staita ci arriva di testa e la passa indietro per il portiere Sebastiano Franco, che rilancia subito verso Daniele Barone, che di testa la spizzica ma non trova nessun compagno. Gagliotto rinvia verso il numero 11 Ganci, ma Gregorio Edone lancia la palla verso l'attacco, ma non riesce a trovare nessun uomo dei suoi. Gagliotto rimette il gioco in campo, e ci arriva subito il numero 11 Vinci, ma Carmelo Vinci, Vinci prende palla, Vinci attacca, ma viene anticipato da Gian Siracusa, attacca il Ferla, si destreggia bene, e anticipo di Daniele Barone sul numero 8, Vinci. Carmelo Staita, solo contro due, ma viene anticipato dal capitano Gagliotto. Gioco fermato dal signor Amore per un contatto tra Carmelo Staita e il numero 4 Michele Gagliotto. Sportivamente Carmelo Staita ritorna palla all'estremo difensore del Ferla, che lancia in avanti, Ramondetta non riesce a stoppare la palla, Gianluca la cognata, subito Gianluca Ramondetta attacca, la passa per Carmelo Staita, ma è troppo lungo e viene chiuso dal numero 6 capitano Gagliotto. Spizzica in avanti Gian Siracusa Federico per Ganci, fallo a favore del Ferla, la cognata
si accinge a battere. Aigone. Palla ancora per il Ferla che attacca, ma subito il Vizzini riesce, convinci, ma ancora il Ferla, il Vizzini col numero 27, vinci, ma palla in out. Ancora il Ferla attacca, tiro del numero 7 Fazio che non impensierisce il portiere Franco. Luca Burgio nella fascia subito sinistra cerca di avanzare ma viene fermato. Carmelo Staita, Staita per Samuele Burgio, fraseggio fra i due fratelli Gianluca e Samuele Burgio. Staita Arrigo, lancia lungo per Gianluca, Gianluca commette fallo ai danni del numero 2 Salvatore Gian Siracusa. Subito palla per il numero 4 Galioto che lancia ma non trova nessun compagno. Staita, Staita che lancia verso Ramondetta che stoppa, si gira e subisce fallo dal numero 6 Galioto Giuliano. Subito palla in avanti, battuto, vinci, vinci per Ramondetta che lascia sfilare la palla ma viene anticipato Gregorio Edone. Gregorio Edone lancia per Staita ma viene anticipato, fallo per il Ferla. Parla ancora per i Vizzini con Burgio Samuele. Per Gianluca Burgio, Gianluca Burgio avanza, avanza Gianluca Burgio, cross al centro verso Vinci, cambia gioco, Vinci, Vinci, dribbling, Ramondetta, 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 dribbling, secco, fallaccio del numero 8 Federico Gian Siracusa, numero 10 fantasista De Vizzini rimane a terra, dolorante. Si rialza subito Ramondetta. Ramondetta che ha subito il fallo si accinge a battere una punizione dal limite dell'ala destra. Cross al centro, non ci arriva nessuno. La palla sorvola tutta l'area avversaria, ma per il Vizzini ancora nulla da fare. Attacca Gianluca la Cognata. Gianluca la Cognata si destreggia verso contro 4, ma perde palla il Ferla. Vinci, vinci, ancora vinci per Burgio, Gianluca Burgio, non riesce il dribbling ma subisce fallo. Ancora Ramondetta che si incarica della battuta. Ramondetta si prepara la battuta, è un tiro in porta ma il portiere Galioto riesce ad intercettare magnificamente. Burgio per Ramondetta, Ramondetta ancora, Ramondetta si allarga per Vinci
Samuele Burgio perde l'attimo, tiro, palla in out. Ancora il Ferla con Galioto, Galioto, lancio lungo ma verso nessuno. Un 1-2, una triangolazione tra Giuseppe Gianziro Agusa e Ganci. Subito palla lunga, si scontrano il numero 4 e il numero 5 del Ferla e la palla finisce in out in favore del Vizzini. Subito Gianluca Burgio si prepara a battere, passa per suo fratello Samuele. Samuele, Burgio lancia in avanti ma viene il lancio intercettato dal numero 4 Galioto. Ancora il Vizzini per Vinci, l'autore del momentaneo pareggio della partita scorsa contro la Pro Ragusa. Cambio battuta. Alla battuta il numero 3 Giuseppe Gianciracusa. Aidone, ancora Giuseppe Gianciracusa che perde palla, staita, ma viene anticipato benissimo da Federico Gianciracusa. Fazio che prende, Fazio sbaglia l'ultimo passaggio. Ramondetta attacca per Carmelo Staita. Staita per Saggio che cerca di cambiare gioco ma non trova nessun compagno. Fazio al centro, taglia, ma ottimo la chiusura di Aidone nei confronti del numero 11 Ganci. Ancora il Vizzini attacca con Saggio. Saggio per Daniele Barone. Ramondetta che si trova sulla fascia destra. Ancora gioco di gambe di Daniele Barone che cerca di passare in mezzo a due ma trova la chiusura di Lacogna del numero 8 Federico Gianciracusa. Ma ancora Daniele attacca, presa tutto fronte d'attacco. Aidone perde palla, la cognata. Saggio. Gianluca Burgio, troppo lunga la palla. Palla per il Ferla. Galioto ancora. Per il numero 7 Fazio. Ramondetta. Lancio lungo per cercare Daniele Barone ma non lo trova. Ramondetta. Barone. Tiro di Barone. Prova il tiro ma il portiere Galioto non viene sorpreso. Questo è stato il primo tiro della partita. Al minuto 18. Ricordiamo il risultato 0-0 tra il Vizzini e il Ferla, valevole per la seconda giornata di prima categoria girone G. Ancora il Ferla con il numero 8 Gianciracusa. Prova un tiro ma fuori dallo specchio della porta. Subito Franco per Gianluca Burgio che avanza sulla fascia sinistra. Burgio per Staita. Cambia gioco per Saggio ma è troppo indietro la palla e viene intercettato dal Ferla. Quindi ancora il numero 6.
fallo trattenuto il numero 7 Fazio dal numero 27 Vinci, fallo tecnico. Il numero 7 si lamenta con l'arbitro per una per un mancato cartellino giallo. L'arbitro Amore richiama il numero 7 Fazio, è un richiamo verbale al rispetto. Alla battuta il numero 6, il capitano Giuliano Gagliotto. Solo nome in barriera per il Vizzini. Ramondetta intercetta. Subito palla per il Vizzini. Ramondetta per Aidone. Aidone, lancio lungo per Gianluca Burgio. 5 contro 3. 5 contro 3. Burgio. Per Samuele Burgio. È in anticipato dal numero 8 Federico Gianciracusa. Fazio che perde palla. Samuele. Palla per Coppola. Burgio. La palla non passa. Palla per il Vizzini. Samuele Burgio. Palle in out. Va bene, dai, giochiamo. Gagliotto si prepara a mettere in campo la palla. Lancio lungo verso la cognata, ma viene intercettato da Aita, quindi Gianluca Burgio. Burgio per Vinci per Ramondetta attacca lo spazio, Ramondetta cerca di centrarsi ma viene anticipato, quindi Samuele Burgio commette fallo contro la cognata, ex componente del Vizzini. Ancora il Ferla cerca di attaccare ma il Vizzini commette fallo a centrocampo, quindi la cognata si prepara alla battuta. Gagliotto per Burgio, per la cognata, ma viene intercettato, chiuso da Staita. Burgio per Gianluca Burgio che lancia in avanti per Carmelo Staita, ma viene intercettato e commette fallo ai danni del numero 8 Gianciracusa Federico. Giuseppe Gianciracusa, stop. Chiuso subito da Ramondetta che lancia in avanti. Subito il Vizzini pressa, perde il tempo. Subito Daniele. Barone subisce un attacco da dietro, ma Aidone si prepara la battuta per Daniele Barone che sbaglia lo stop a seguire. Damiano, non lo puntare al numero 9 che si sta spacchiando, troppo a stare, Damiano! Dio, Damiano, che ci vado a fare con questa male, Damiano!
Parla ancora per Burgio che prova a centrarsi. Samuele Burgio che cambia gioco verso Ramondetta. Stop. Colpi di tacco per prova il tiro Daniele Barone, ma trova soltanto la rete esterna. Gioco parla per Salvo Gian Siracusa, la Burgio intercetta il lancio, parla ancora per Burgio, Gianluca Burgio ancora subisce fallo da dietro, punizione nella fascia sinistra. Come di solito Ramondetta si prepara a battere la punizione, metterà al centro dove ci sono molti saltatori, tra cui i fratelli Staita. Intercettata dal numero 9 la palla, Staita rincorre, prende, dribbling secco, di nuovo fallo. Carmelo Staita subisce fallo dal numero 6 Giuliano Galioto. Ancora Ramondetta. Butta al centro. Non ci arriva Arrigo, ma Gianluca Burgio prova un tiro da distanza, ma prende solo un calcio d'angolo. Siamo già 3-0 nella conta dei tiri. Ramondetta al centro per Samuele Burgio, ma non riesce a coordinarsi e quindi subito il Ferla avanza col numero 3 Giuseppe Gian Siracusa, ma viene chiuso dal capitano Gregorio Edona. Quindi palla ancora per il Ferla, si prepara la battuta Gian Siracusa per la Cognata. Subisce fallo. Palla al centro per il numero 11 Ganci che non intercetta, quindi Fazio dentro aria, prova un dribbling, ne salta due, ma ottima la chiusura di Franco dall'attacco di Giuseppe Pancari, anche se l'arbitro già aveva fischiato il fallo contro il portiere vizzinese. Siamo arrivati al 28esimo minuto del primo tempo, sempre ancora il risultato è bloccato sullo 0-0. Staita si prepara alla battuta della punizione da centrocampo, anche se è stato un po' frettoloso alla battuta. Tacca 1, prendiamo a scappare.
Staita verso Burgio Metro, poi viene intercettato dal numero 2, salvo Gian Siracusa. Daniele Barone. Daniele Barone, stop, dribbling, prova un dribbling, ma viene chiuso da due difensori. Palla ancora per Coppola che anticipa il numero 7 Fazio. Staita per Samuele Burgio, Ramondetta che lancia lungo verso Daniele Barone, ma è troppo lungo. Numero 5 Fisicaro fa scudo col suo corpo, quindi si prepara la battuta Galioto. Galioto. Vinci che sbaglia il passaggio. Vinci che lancia lungo, ma il gioco già era fermo per un fallo del numero 5 Coppola e danni del numero 7 Fazio. Palla al centro, ma il buono intercetta subito il Vizzini, acquista palla. Vinci per Ramondetta si gira, cerca di cambiare il gioco, ma è intercettato e anticipato. Ancora vinto, era una chiarissima occasione per un contropiede, ma viene fermato ancora il Ferla, prova un tiro da lontananza senza impensierire però il portiere avversario. Coppola gira verso Sebastiano Franco che sbaglia il disimpegno. Fortunatamente per l'estremo difensore vizzinese, il capitano Aldone subisce fallo. Arrigo Staita, lancio sempre lungo, ormai sembra uno schema ben preciso, dalla difesa subito lancio lungo a cercare i tre attaccanti del Vizzini, che sono Vinci, Barone e Ramondetta. No, scusate, sono Vinci, Barone e Staita. Il gioco è fermo per un fallo subito. La Cognata si prepara alla battuta, mette al centro per cercare di impensierire la difesa vizzinese. C'è Luca Burgio perde palla, ma anche il Ferla. Subito il Vizzini prova a iniziare l'attacco. Parla per Saggio. Bravo, viene a prendere palla. Coppola. Lancia verso Barone, ma fa fallo. Salvo Gian Siracusa, il capitano Galioto Giuliano si prepara la battuta.
Ancora il Ferla. Il Ferla con Michele Galioto. Lancia lungo ma Coppola. Intercetta ma viene fischiato un fallo a favore dei giocatori in maglia granata. Domenico. Vai avanti, Barone, Barone, vai avanti! Ciao! Palla al centro, ma la difesa riesce subito a spazzare, ma la palla ancora resta nell'area vizzinese. La palla ancora per il Vizzini. Convinci. Con saggio per Vinci perde l'attimo. Le donne si prepara a mettere palla al centro. Saggio prova il tiro, Saggio, ma il portiere Galioto intercetta. Lancio lungo, Coppola bravissimo con il disimpegno di testa. Saggio prende. Saggio, lancio lungo per Daniele Barone che stoppa ma è in fuorigioco. Palla in fuorigioco. L'estremo difensore del Ferla si prepara alla rimessa in gioco del pallone. A quando siamo arrivati intorno al 36esimo minuto, siamo ancora sullo 0-0. Gian Siracusa subito chiuso da Ramondetta. Gian Siracusa per la Cognata che passa per Ganci, non riesce. Aidone per Vinci. Ramondetta, Veronica al proprio avversario. Ancora Staita Carmelo per Saggio per Burgio stop a seguire ma viene intercettato da Gian Siracusa. Burgio per Gianluca Burgio dribbling, ancora si accentra, lo passa al fratello Samuele e sbaglia il passaggio, non trova nessun suo compagno, quindi palla va a finire fuori. Federico Sombrero non riuscito del numero 11 Ganci ai danni dell'estremo del difensore Aidone. Ancora il Ferla. La cognata. È dovuto intervenire Sebastiano Franco per bloccare l'azione. Quindi ancora il Ferla attacca ma commette fallo il numero 7 Fazio. Bravo, metti la palla, bravo!
Per me Arrigo Staita, lancia lungo verso il fratello Carmelo, che commette fallo. Viene ammonito per protesta. Numero 9, Staita. Alla battuta il Ferla, ma fortunatamente per la difesa vizinese fuori gioco. Ancora continua il Vizzini con Ramondetta, che cambia per Samuele Burgio. Samuele Burgio per Daniele Barone, ma non riesce, quindi Galioto sbaglia lo stop. Fazio, quindi palla per Coppola. Gianluca Burgio, Gianluca Burgio si ferma. Saggio, Saggio che lancia lungo per Vinci, la palla è troppo lunga, non viene. Siamo arrivati al 42esimo del primo tempo, ancora la partita è bloccata sullo 0-0 tra le due neopromosse. Ancora un fallo subito da Coppola, dal numero 10 La Cognata. La tifoseria organizzata vizzinese si fa ancora sentire, incitando la propria squadra alla vittoria. Fallo del numero 5 del Ferla Fisicara, ai danni del 7 Burgio. Una punizione dai 22-23 metri circa. Si prepara la battuta sicuramente sempre Ramondetta. La battuta è tra Ramondetta e Staita, ci prova Staita da lontano, palla per poco fuori sopra la traversa. Ancora il Ferla. Ramondetta, 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 subisce fallo dal numero 3. Giuseppe Gian Siracusa. Partita tutto sommato corretta dal punto di vista disciplinare. Soltanto due ammoniti, uno per parte.
Saita Carmelo per aver protestato e fisicato per aver commesso un fallo su Gianluca Burgio proprio pochi minuti fa. Ancora Vizzini, la palla passa tutto l'area della compagine Ferlota. Alberto. Ancora Burgio per Ramondetta che stop di spalla, ma l'arbitro invece vede un fallo di mano, quindi Galioto che ripassa indietro una palla pericolante verso il portiere. Ancora Giuseppe Gian Siracusa che si porta la palla fuori. Ramondetta, Galioto anticipa, ancora Ramondetta contro due che prova un giochetto di gambe ma non riesce. Palla per l'estremo difensore Ferlota, Galioto. Burgio, Gianluca Burgio, dribbling secco, una magia di Gianluca Burgio, ma poi dopo la cognata anticipa e riesce anche a subire fallo. Ancora Carmelo Staita per Daniele Barona, entra in area, Veronica di Daniele Barona subisce fallo, l'arbitro non gli fischia il fallo. Fallo da rivedere. Vinci, passa al centro per Daniele Barone che gira di testa ma non riesce a colpire con la forza giusta e indirizzare verso la porta avversaria. Quindi Coppola, ultimi minuti tutti di marca vizzinese. Samuele Burgio per Gianluca Burgio attacca lo spazio, ancora Gianluca, è anticipato ma commette fallo ai danni di Salvo Gian Siracusa. Ultimi minuti di questo primo tempo quasi privo di emozioni tranne due tiri dello specchio del Ferla. Saggio cambia gioco verso Ramondetta ma viene anticipato Ramondetta ricontra la palla ma viene anticipato fallo da Pancari. Ramondetta, Ramondetta si prepara alla battuta, mette al centro verso Staita, Arrigo Staita non ci arriva di testa, la palla finisce fuori. Galioto si prepara la battuta, rimette in gioco ma Burgio con il Ferla col numero 5 Fisicaro. Samuele Burgio avanti per Daniele Barone, palla per il Vizzini, si prepara la battuta Saggio,
Gianluca Burgio. Per Samuele Burgio. Stop. Si accentra ma perde palla. Attacco di Ganci, 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 Ganci. Salvataggio miracoloso di Sebastiano Franco, che ha chiuso lo specchio della porta in maniera magistrale, quasi da portiere da Serie A. Ancora il Ferla si prepara al primo calcio d'angolo. E ancora Franco. Il numero 6, Gagliotto Giuliano, sfiora il gol per la seconda volta. Per la seconda volta consecutiva nel giro di un minuto. Sebastiano Franco, sembrava la battuta ma viene anticipato. Ramondetta, Ramondetta, lancio lungo per Carmelo Staita, che commette pure fallo ai danni di Giuliano Galioto. Galioto. La cognata. Che pezzina. La cognata si prepara a battere questa ennesima punizione, ma subito il Bizzini riesce con Aidone a... Aidone. Le due squadre vanno a bersi il tè caldo. Il risultato di 0-0 per il primo tempo, una partita scialba per tiri in porta, ma partita 0-0. Sta per ricominciare il secondo tempo fra il Vizzini e il Ferla. Il Vizzini sta effettuando tre sostituzioni, sta cambiando tutto il fronte d'attacco. Escono col numero 20 Barone, Carmelo Staita col 9 e 6 Burgio Samuele, ed entrano Gianluca Amore con l'8, col 44 Sando Dorata e col numero 21 Danilo Dorata. Quindi mister Lentini proverà a scardinare la difesa con tre nuovi giocatori. Fanno l'esordio questo campionato Sando Dorata e Gianluca Amore. Invece già Damiano ha esordito nel secondo tempo de Roragusa Vizzini, segnando anche una doppietta in 20 minuti. Del Ferla invece viene confermato l'11 iniziale e si ricomincia subito con Ganci per Federico Gian Siracusa. Ancora il Ferla che prova. Subito il Vizzini che attacca. Vinci, vinci, ancora il Ferla. Staita parla fuori e si incarica della battuta il numero 3 Giuseppe Gian Siracusa. Aidone, Aidone per Arrigo Staita. Arrigo Staita lancia lungo ma viene intercettato. Ancora Aidone per Sando Dorata. Sando Dorata entra veemente verso il Gianluca, la cognata.
Il Ferla. Gianluca Burgio. Burgio. Per Damiano Dorata. Damiano Dorata. Per Burgio. Burgio. Burgio avanza verso Ramondetta, ma viene anticipato Ramondetta. Ancora Burgio. Coppola. Si prepara la battuta. Coppola verso Dorata, Damiano, ma la palla viene intercettata. Saggio prova a lanciare Damiano Dorata, ma la palla finisce in out. Quindi ancora Coppola che intercetta il suo diretto avversario. Gian Siracusa. Gian Siracusa verso Pancari. Fazio, 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 Fazio. Fazio contro Coppola. Alla fine calcio. Alla fine una rimessa laterale. Si prepara Salvo Gian Siracusa. Sebastiano Franco. Fa uscire la squadra. Lancio lungo verso Damiano Dorata, ma che viene intercettato. Saggio. Staita, lancia lungo verso Dorata. Santo Dorata non ci riesce. Fazio, Fazio, Fazio. Solo. Gianluca Burgio che prova la chiusura, ma non ci riesce. Aidone. Chiude su Pancari ed è rimessa dall'angolo la cognata. La cognata si prepara alla battuta verso il centro dell'area. Aidone spazza via Ganci. Ganci. Nel frattempo è stata. Attaccalo, attaccalo adesso. Numero 8, Gian Siracusa. Prova il tiro, ma la palla finisce fuori. Nel frattempo è entrato Marino per il Ferla durante i cambi del primo tempo. Dal primo e secondo tempo. Dorato Damiano, si gira Dorato Damiano, Dorato Damiano, fa secco 2, 3 avversari, 4 avversari, Dorato Damiano, Dorato Damiano, fa secchi 4 avversari, ci prova Vinci da lontano, Saggio ci prova da lontano ma non ci riesce. Dorato Damiano sembrava, cioè Dorato Damiano sembrava George Weah contro il Verona nel 96. Saggio non riesce a interessare la palla. Ancora il Vizzini. Aidone. Aidone. Dorato Damiano. Gagliotto. Dorato Saggio. Ma Gianluca More fa fallo. Coppola. Coppola per Amore. Burgio, Burgio contro la cognata. Fallo laterale in favore del Ferla. Sì. Ganci per Fazio, Fazio. Gian Siracusa. Gian Siracusa cambia per l'altro Gian Siracusa. Aidone, Aidone, Aidone per verso Dorata Santo, ma Gagliotto anticipa benissimo. Numero 8, Amore, Santo Dorata, Santo Dorata,
Rondetta non arriva, il Ferla con la cognata. Cambia gioco. Entra il gol, gol del Ferla con il numero 7 Fazio. Un'azione iniziata dalla cognata nella fascia destra e conclusa benevolmente dal numero 7 Fazio, che spiazza l'estremo difensore Galioto. Quando siamo arrivati al settimo minuto del primo tempo, Ferla 1, Vizzini 0, gol di Fazio. Ci riprova come la prima partita di campionato, deve rimontare lo svantaggio. Gli uomini di Lentini proveranno a vincere questa partita rimontando dall'1-0. Gianluca Mora. Gianluca Mora per Burgio, da una dorata, ancora dorata, prova a entrare contro Duva, viene fermato l'autore del gol, Fazio. La cognata nel secondo tempo la cognata sembra molto ispirato. Molto probabilmente ora il Ferla chiuderà gli spazi per far sì che il Vizin non riesca a giocare con i propri fantasisti Ramondetta e Dorato Damiano. Il Vizini però ci prova ancora, vuole vincere questa partita. Ramondetta prende palla, non riesce a filtrare questa palla. Ancora Ramondetta che anticipa di petto. Amore per Santo Dorata. Damiano Dorata. Solo contro 5. Non viene supportato dai colleghi di reparto. E commette fallo ai danni di la cognata. Si prepara un altro cambio il Vizzini. Si prepara il numero 15 Guzzardi Michele. Ma nel frattempo ancora il gioco continua. Quando viene la giocata Ferla, pezzi cesso! Gianluca, Burgio per Coppola. Lancio lungo verso Santo Dorata. Ancora il Ferla con il numero 6 Galioto. Lancio lungo, ma Aidone intercetta. Saggio, ma sbaglia. Ancora la cognata per Ganci. La cognata. E il Vizzini anticipa. Coppola per Burgio. Per Gianluca Amore. Staita, lancio lungo verso sempre Gianluca Ramondetta. Gianluca Burgio, palla fuori,
Ramondetta, Dorata, Burgio entra in aria, mette al centro, ma mentre che stava crossando scivola e non riesce a mettere al centro. Aidone, rischio dall'attacco di Pancari. Aidone, lancio lungo verso nessuno. Ci ha provato Vinci, ma non è arrivato a anticipare il portiere avversario. Aidone, lancio lungo verso Vinci. Aidone entra duro verso 11 Ganci. Ancora il Vizzini. Pancari. Ancora Pancari al centro verso Fazio, ma la palla finisce in out. Sebastiano Franco. Saggio. Staita si prepara la battuta dopo il fallo subito da Saggio da Vincenzo. Ramondetta dorata. Damiano Ramondetta perde l'attimo. Ramondetta, ancora il numero 11 Ganci, dribbling secco su Vinci, ma Saggio chiude bene in mente. Aidone, ammonito, espulso il numero 5 Fisicaro dopo un fallo subito su Damiano Dorata, quindi il Ferla rimane in 10. Rimane in 10 il Ferla. Dopo una trattenuta di Fisicaro e danni del numero 21 Damiano Dorata. Erogato, porco! Sostituzione per il Ferla e anche molto probabilmente anche per il Vizzini. Sostituzioni per il Vizzini, esce il numero 27 Vinci ed entra il numero 15 Guzzardi. La nostra speranza su di te. Esce il numero, entra il numero 14 Di Giorgio ed esce il numero 11 Ganci. Quando siamo arrivati al 15° minuto del secondo tempo, viene espulso Fisicaro per trattenuta ai danni di Damiano Dorata, quindi ora il Vizzini, pur ancora perdendo 1-0 dopo il gol di Fazio al 7° minuto, può giocare altra mezz'ora in superiorità numerica. Ramondetta
verso la salita ma non ci arriva. Chiude Saggio. Si prepara la battuta del numero 2, Gian Siracusa, la cognata. Guarda, sta nell'attacco! Si faccia gli affari suoi, lei, va bene? Zitto, zitto! La cognata, subisce fallo. Si accinge a battere una posizione dalla destra, intercetta ancora magnificamente il capitano Palo. La difesa vizzinese si era addormentata e il numero 9 non ne approfitta per segnare il 2-0. Colpisce il palo Pancari al 19esimo minuto. Amore per Aidone. Aidone al centro, ma il portiere Galioto riesce a intercettare. I Vizzini stava subendo il secondo gol. Vai Staita, calma! Si prepara Pancari alla battuta dopo un fallo subito dal numero 7 Fazio ai danni. Ancora ci prova Staita, ci mette una pezza. Gian Siracusa si prepara alla battuta. Pancari per la cognata, è tutto solo il numero 9 del Ferla, ma per fortuna non ne approfitta Gian Siracusa fa secco Guzzardi e calcio d'angolo. La cognata si prepara al ennesimo calcio d'angolo. Fallo subito in attacco, si prepara Staita, Burgio avanza Burgio, palla al piede, Burgio secco un avversario, Burgio per Saggio, lancio per Ramondetta che non stoppa bene, riprova ad entrare ma non ci riesce, il rimpallo però favorisce Saggio, Ramondetta, Saggio. Aidone, dribbling secco. Ramondetta non riesce, ma viene anticipato dalla cognata che lancia lungo per il numero 9, ma la palla finisce fuori. Franco, Staita. Si fa vedere il numero 7 del Vizzini, Burgio cerca palla, ancora c'è un fraseggio in difesa, Aidone, Michele Guzzardi, riesce un primo dribbling ma Fazio autore del primo gol, Fazio contro Coppola e viene espulso anche Coppola per fallo da ultimo uomo su Fazio, quindi da quando siamo arrivati al 21esimo del secondo tempo la partita si rifà in parità numerica, espulso Coppola. Thank you.
Damiano, olha aqui, tu se cucou, tu tá acertando, ele chegou o tempo que ele está dizendo, cara. E sim, quando andamos a tirar a casa, da minha bota que vem o cara esticando a morte, da feita, não? Tempo, 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 arbitro! Tempo! Poi ce lo fa recuperare, dai. Damiano, tempo, c'è di all'arbitro, Damiano! Quindi ricordiamo che Valentino Lenzimo viene espulso Eugenio Coppola per aver commesso fallo al numero 7 Fazio, fallo da ultimo uomo. Il risultato è solo 0-1 per il Ferla. Toppica vistosamente il numero 7 Fazio. Quattro uomini, cinque uomini intorno alla palla. La Cognata si allontana anche il numero 17 Marino. Alla battuta il numero 9 Pancari, ma si prepara ad entrare il numero 18 Sequenzia e al posto del numero 7 Fazio, l'autore del vantaggio Ferloto. Poteva uscire prima, no? La Cognata di petto verso il numero 8 Gian Siracusa Staita. Damiano Dorata che intercetta una palla quasi persa. Dorata contro 2, subisce fallo. Si prepara la battuta Ramondetta. Ramondetta prova direttamente in porta, ma non trova la deviazione di nessun uomo, quindi palla nell'out. Si prepara Gagliotto a battere una nuova rimessa dal fondo. Gagliotto Staita lancia lungo. Guzzardi lascia scorrere verso il fallo laterale. Guzzardi verso Saggio. Guzzardi Aidone che prova a lanciare lungo. Lancia lungo Aidone verso Burgio. Prova Ramondetta da lontano, ma non trova la rete.
portiere, vai! Sando Dalata prova a impensierire il portiere avversario, ma Gagliotto lancia lungo. Il Ferla è davvero una bestia nera per il Vizzini, che già l'anno scorso ha dato filo da torcere al Vizzini in seconda categoria. Gregorio Edone. Edone ancora per Guzzardi, ma non ci arriva. Ancora il Ferla, lancio lungo verso il numero 18 sequenza, ma Franco intercetta, anticipa tutti e lancia subito lungo verso Sando Dorata. Burgio. Burgio verso Deno Dorata. Dribbling secco verso 2-3. Con due sombreri supera tre avversari. Un gol, Damiano. Puntala fuori, Pedro! Viene ammonito per fallo anche il numero 2, Gian Siracusa Salvatore. Quindi la conta degli ammoniti è due ammoniti e due espulsi questa partita. Il risultato è sempre 1-0 per il Ferla. Ramondetta si prepara sempre alla battuta. Burgio prova da lontano ma non va. Aidone. Ancora Sando Dorata che prova a disturbare il portiere avversario. Gagliotto verso Aidone. Sebastiano Franco lancia lungo verso Dorata Damiano, ma non riesce. Ancora Gagliotto che gioca con i piedi, Damiano Dorata non ci arriva, palla fuori. Edone si prepara subito alla battuta. Edone per Burgio, subisce fallo da sequenza. Michele Staita, saggio, saggio Guzzardi, uno contro uno, salta il primo uomo, ancora Guzzardi, Guzzardi calcio d'angolo a favore del Vizzini. Ramondetta si prepara all'ennesimo calcio d'angolo. Tutto il Vizzini nella metà campo avversaria. Staita non commette fallo. Un contatto in aria tra numero 9 Pancari e un avversario vizzinese. Numero 9, palla a Franco Fondo, si è sceneggiato, numero 9! A Franco Fondo l'ha fatto il suo coso, non ha fatto il fine! Burgio, Aidone, Aidone, Aidone ancora, lancio nuovamente lungo verso Guzzardi, Guzzardi stoppa la palla, dribbling, ma viene anticipato dal numero 8 Gian Siracusa, si prepara la battuta a Gagliotto.
cacinescia! Andiamo, vino! La cognata lancia lungo, ma i doni intercetta i doni. Vai, Burgio, amore, amore. Gianluca, amore. Il tempo passa. Damiano Dorato. Dribbling. Subisce di nuovo fallo, Damiano. Guarda Uccio. Arrigo, salvo, arrigo. No, fallo. Faccia pareggiare, arbitro, faccia pareggiare! Un rigore anche se da fuori! Tramondetta si prepara di nuovo a battere questa ennesima punizione. Tramondetta sulla barriera. Palla sulla barriera. Fallo, fallo laterale per i Vizzini. Amore, stop di petto a seguire, ma subisce fallo dalla cognata. Sempre Ramondetta si prepara la battuta. Non ci arriva Sando Dorata, spizzicare di testa, dissipato da Pancari che butta la palla fuori. Saggio, saggio per Dorata. Damiano Dorata entra dentro l'area, ancora Damiano Dorata. Damiano, ancora Damiano. Ramondetta prova un lancio, un tiro, ma viene fuori, va fuori, palla fuori. 33esimo minuto, ancora 0-1 per il Ferla, i minuti passano e il Vizzini sta subendo la sua prima sconfitta tra le mura amiche di questo campionato. Si prova la battuta il Ferla. Franco lancia di nuovo lungo, ma indirizza male. Indirizza male la battuta. Salvo Gensiracusa, la cognata. Pancari intercetta Staita. La cognata, sei un gesso, sei! Sei un gesso, la cognata! Cosiddetto gabinetto! Un gesso di fronte a te, signore! Saggio, saggio, saggio a campo libero, saggio. Amore, amore. Ancora amore, il dribbling, pronto tiro, senza ben inserire però il portiere avversario. La squadra dei Vizzini non riesce a scardinare, non riesce a scardinare la difesa del Ferla. No, vero, perderesse. Ramondetta, Sando Dorata contro Galioto. Sando Dorata fallo, Galioto si prepara alla battuta. Galioto lancio lungo, ma liscio di saggio clamoroso. Staita di testa verso l'estremo difensore. Aidone, 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 Aidone ancora avanza, proverà l'ennesimo lancio lungo sicuramente verso Guzzardi, Guzzardi, Galioto contro Amore, Galioto manda la palla fuori,
al rettangolo di gioco Guzzardi per Dorata. Franco, Aidone, Aidone, ancora Aidone. La difesa del Ferla è sistemata, quattro uomini in difesa del proprio portiere. Franco per Staita, Staita, Staita lancia lungo verso Burgio che stoppa benissimo. Ramondetta, Ramondetta, saggio, Ramondetta, Ramondetta ancora. Staita, Staita gira verso Aidone, 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 ancora Aidone, ancora Aidone, va al centro, chiede il rigore il Vizzini, fallo di mano di Galioto. Ma l'arbitro non fischia, nella ripartenza fischia un fallo di Pancari e danni di Staita. Amore, Guzzardi, Guzzardi per Saggio che stoppa male, fa fallo al numero 17 Marino. A quanto siamo arrivati al 39esimo minuto del secondo tempo, il Vizzini non riesce a spareggiare il match. Burgio, Burgio, perdono Dorata, 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 subisce l'ennesimo fallo, Dorata. Ennesimo fallo di, subito da Daniele Dorata che ha cambiato l'inerzia della partita pur non riuscendo a segnare. Ci riproverà, sta preparando Staita dalla sua zolla preferita. Una ammonizione ai danni di del numero 14 di Giorgio. Si prepara la battuta Staita, prova direttamente in porta ma non riesce a passare. Ramondetta verso Saggio ma non arriva, fuori gioco di Saggio. Ancora il Ferla prova, entra dentro Guzzardi, Guzzardi, Guzzardi per Ramondetta, Ramondetta per Donata ma viene intercettato il pallone. Il Ferla ancora quindi prova ad attaccare, Staita per Franco, liscio di Franco, la palla in rete, liscio di Franco, autogol di Arrigo Staita, clamoroso, clamoroso, liscio di Sebastiano Franco. Possiamo dire che la partita è chiusa qui al 43esimo, autorete di Staita.
Ferla Vizzini 0, Ferla 2. Lide tra Galiotto. La partita ricomincia. 42esimo, 0-2 per il Ferla. Vediamo se il Vizzini avrà la forza di reagire a questo clamoroso autogol. Donata, Ravandetta ci prova da lontano, subito il Vizzini. Ci vogliono, vogliono almeno segnare il gol del 2-1. Amore. Amore per Burgio, 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 Burgio ancora, porta palla avanti, Burgio. Burgio che cerca di cambiare palla verso Guzzardi, non riesce, saggio, quindi Galiotto, Galiotto per Guzzardi, Guzzardi ancora Galiotto, 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 Gian Siracusa che lancia Aidone, la cognata. Quindi Aidone ancora. Si prepara la rimessa il Ferla col numero 17 Marino Aidone. Burgio verso Leno Dorata, ma la palla lungo. Aidone, Aidone stop, Aidone. Guzzardi non arriva. Amore, amore, Ramondetta non riesce, resta a terra il numero 17 Marino dopo uno scontro di gioco con il numero 8 Amore. Viene autorizzata l'ingresso in campo dei sanitari del Ferla per soccorrere il numero 17. Manca, già siamo sul 45esimo, quindi il recupero, ma penso che ci saranno almeno 5 minuti di recupero per il tempo perso tra le sostituzioni e i minuti dei due uomini del Ferla a terra, le due espulsioni. Sette minuti di recupero, appena detto 7 minuti di recupero, quindi la partita finirà al 52esimo. La partita finirà al 52esimo. Franco, Franco lancio lungo verso Santo Dorata che stoppa ma non trova nessun
uomo della sua squadra che può aiutarlo. Quindi ancora il Ferla, ma Staita anticipa. Staita. Ramondetta, colpo di fino verso Burgio, ma la palla è troppo lunga. Burgio, Burgio si accentra, Burgio, sono gli ultimi minuti. Ultimi 5 minuti di questa partita, dove vede il Ferla condurre per 2-0 contro il Vizzini qui al Matteo Agosta, con rete di Fazzi al settimo e autogol al 42esimo di Arrigo Staita. A terra un uomo del Vizzini, da qua non si riesce a capire chi sia, deve essere il numero 15, deve essere il numero 8 Amore. Ricomincia il gioco, la palla al Vizzini, Sebastiano Franco per Burgio, Burgio per Burgio per Saggio, Saggio cerca di cambiare il gioco, non trova nessun uomo dei suoi. Il Ferla lancia lungo verso il numero 18, sequenza per il Pancari, Pancari lancia lungo per Marino, la palla finisce fuori, si prepara la battuta il numero 4 Arrigo Staita, Sebastiano Franco, Staita, Staita, Aidona, Aidona. Edone, Sandro Dorata, Edone, Staita, Staita, Staita per Edone Dorata che non riesce a passare, palla per Ramondetta ma non ci arriva, subito il Ferla, Pancari, Pancari contro Staita, Edone. Staita, ma che fai? Staita, che pure magari tu! Numero 17 Marino, Marino prova ma il Done è un muro. Segue. Fallo, Burgio fa fallo al numero 18 sequenza. Siamo mai arrivati al 52esimo, mai a momenti fischia la fine della partita. L'arbitro Amore della sezione di Ragusa. Si prepara la battuta alla Cognata. Lancio troppo lungo e finisce
direttamente l'out. Michele Guzzardi. Quando fate sì. Aidona. Amore, amore. Guzzardi. Guzzardi. Avanza, palla al piede, lancio lungo verso Saggio, ma la palla non riesce a passare. L'arbitro Amore fischia la fine della partita. Pazienza, è finita così. La partita finisce 2-0 per il Ferla con gol di Fazzi al 7 minuto del secondo tempo e autorrete di Staita al 42esimo. Così il Ferla sale a 4 punti in classifica, invece il Vizzini rimane a 3 punti. Saluti da Alberto Dovile, Michelangelo Entini, Canale 66 e tutto, alla prossima.